Allora, Fiorenzo, oggi il mare ci ha regalato, guarda che ben di Dio, secondo te cosa c'è da fare? Bello, fresco, lucido, e sai che ti dico? Mi sembra adatto per un bel brodetto. Sono d'accordo, guarda, guarda caso abbiamo anche gli ingredienti adatti qui. No. Chissà. Chissà com'è. Com'è? Allora, cominciamo, dai. Allora, mette l'olio prima. L'olio, sì. L'olio... ci vuole, extravergine d'oliva, extra che è il bon, vergine d'oliva. Che è il bon, non badiamo a spese. Non badiamo a spese. Okay. Tocca anche accendere il fuoco, perché sennò... Ok. Tu vuoi la spola? Adesso la spola. La spola. Ecco, la mate. Allora. Se metti anche un cilindrare. Forse. L'hai perché, sai... L'aia non va più tanto di moda, ma invece so. Però è importante. Fa a parte che, c'ha molte proprietà benefiche e non capisco perché... Sì, la faccenda dell'alito, sì, ho capito, ma deve essere aglio crudo. Sai, quando un ragazzo magari vada a baciare all'età nostra, se bacia un po' di... conta più il sapore. Ecco, che ne è la roba quella, hai ragione. Adesso, ecco. Bene, adesso lasciamo che la cipolla diventi trasparente, l'aglio si imbiondisca leggermente. Allora, vogliamo parlare un po' del pesce? Parliamo del pesce, cuce avanti al brudete? Sì. Allora, intanto ci vanno pesci preferibilmente senza spine, perché, o perlomeno con spine molto aderenti alla carne. Con carne soda, Con carne soda, perché per esempio noi qui abbiamo delle trigliette di fango, che metteremo giustamente alla fine, perché proprio per evitare che se si disfano in cottura, poi la spina va in mezzo al sugo, e giustamente e dopo è fondamentale la scarpetta, quindi se in mezzo al sugo ci sono le spine rovina tutto. Io perché delle volte salsughe se fa anche un po' di pasta, lo spaghetto oppure quel che è, no? Ci aggiungi un cucinino di pepe, di peperoncini, è speciale. Beh, noi nella confraternita del brodetto c'è proprio questa usanza qui. Ecco. Se fa la pasta sal brodetto avanzato, si chiama così in dialetto. Pasta sal brodetto avanzato. Allora, poi dopo, una volta dicen che la spola ha preso colore, è venuta dorata, cosa fa? Allora, si prepara la base, diciamo così. La base? Che è concentrato di pomodoro, aceto e acqua. C'è un motivo per cui non si usa il pomodoro, che noi parliamo del brodetto tradizionale di Fano, quello depositato dal notaio, dalla confraternita del brodetto. E una volta, se torniamo indietro, molto indietro nel tempo, i pescherecci stavano via molti giorni, addirittura una settimana, due settimane. Facevano anche le quindicine. E quindi molti, non potevi portare via prodotti a rapido degradamento. Sì. Per cui il pomodoro, la conserva, come si chiama, il concentrato di pomodoro, si manteneva bene. E così l'aceto in realtà probabilmente era un vino magari un po'... Sì, un po'... Una stella, un vino un po' acidulato, diciamo. Sì, molto forte. Quindi questi sono gli ingredienti base. E quindi perché poi non ci va il prezzemolo? Perché il prezzemolo appunto non si manteneva. No, a largo non c'era il frigorifero, no? Si buttava via il vaso, a seminare il prezzemolo. Naturale. Quindi molto è basato su queste cose qui. Così come la qualità del pesce era, in realtà, non era il pesce migliore. Perché il pesce migliore chiaramente lo vendevano al mercato. Sì. Era il pesce, loro lo chiamavano rutat, cioè quello che nella rete, girando, quando salpavano, si rovinava a contatto con la rete, anche loro stessi. Sì. Poi in mezzo c'erano le conchiglie, c'erano i crostacei, per cui si rovinava. Allora quel pesce rovinato, e quindi era brutto da vendere al mercato, lo utilizzavano a bordo per mangiare loro. Per mangiare.
e così come i pesci che andavano meno, cioè pesci meno pregiati. Meno commerciali, insomma, meno quindi, che però, vendevano. Quando veniva su un rombo che si rompeva, i marinari erano tutti contenti. Perché se poteva mangiare un pesce bon. Se poteva mangiare un pesce bon, per volte si chiamava il pesce bon. Sì, il pesce bon. Quel tipo di pesce lì. Sì, sì. Adesso pesce buono è un po' tutto. Io personalmente sono un amante dei sardoncini. Quindi non è vero. È speciali, esatto. Anche per fare un sughetto, no? Un sugo, come no, con pomodoro bello tirato, buonissimo. Ma anche così in bianco, appena scottati. Come no. Quindi non, per me è superato il concetto, il pesce bon, che è sì, solo sì. Il rombo, il San Pietro, i crostacei e compagnia bella. Però allora era così, insomma, anche dal punto di vista commerciale aveva un senso, chiaramente. Sì. Quindi questi pesci, tra virgolette, di scarto. E dice in, per mettere pesci, diciamo anche un po', secondo me, la qualità, di là, sì, col allora, cipo, il ginte, il brudete. Cosa non può mancare è il mollusco, che sia seppia, che sia calamaro, o che, a volte anche totani, ma insomma i totani io sono un po', non sono molto amico dei totani, ma diciamo seppia e calamari è indispensabile, che infatti noi metteremo all'inizio, perché avendo una cottura un po' più lunga li facciamo un po' andare per conto proprio. Allora, adesso Florenzo cosa... mi sembra che sia ben rosolato. Sì, si vedo la cipolla. Possiamo mettere la base. Allora, la salsa. La salsina. Vuoi il concentrato? Concentrato. Che la conserva, Sarina. La conserva, no, sì. La conserva, sì. A posto. No, ma chissà, magari non tutti sanno, no? Sempre bene dirlo sia in italiano che in dialetto. No, perché... anche perché si perde, no? Che è tanta bella... la lingua nostra dialettale. Davvero, guarda, è un vero perché i giovani... No, ormai non lo parla più nessuno. Specialmente poi certi termini che sono proprio specifici, non li usano più. Ah, no. Addirittura c'è, si sente a volte l'italiano fanesizzato. Ecco, che non sa di niente. Che sa di niente. Mettiamo anche l'aceto. L'aceto. Metto l'aceto. Allora. Questo li tolgo così non danno fastidio. Ecco, questo tanto dopo si finisce di sciogliere. È così. Allora, questo intingolo piano piano deve bollire, no? Esatto. Si deve un po' ritirare. Un po' ritirare perché... E poi è sufficiente perché il pesce dopo cava l'acqua per conto suo. Ecco, butta fuori l'acqua, no? Per butta cui fuori. A volte, io sì. Mi ricordo una volta, ho fatto l'errore, vedevo che sto pesce... Sì, stava un po' asciutto, allora, dici, fatti... Allora ci ho aggiunto l'acqua, porca miseria, infatti, l'avesse mai fatto, no. Dopo ha cavato l'acqua sua, è venuto il sugo lungo. Sì, perché mia madre diceva sempre, non ci metta l'acqua del budè, perché una volta che metti il pesce butta fuori l'acqua quindi, tua. Quindi io lo direi anche a chi ci ascolta e chi ci guarda, non aggiungete l'acqua, perché è sufficiente questo, il pesce poi, lì per lì no, ma poi piano piano... C'è la sua acqua, i suoi umori, no? Esatto, i suoi umori, le cellule si rompono e quindi esce il liquido interstiziale, il liquido intracellulare. Vuoi sale e pepe, Fiorenzo? Sì. Sale. Sale. E pepe. Dopo l'assaggiamo, perché... Sì, è naturale che bisogna sempre assaggiare. Ok, il pepe, secondo me nel brodetto non bisogna essere avari. No, no. È vero che oggi come oggi molti lo denigrano un po' perché qui, perché là, fa male, boom, ma però nel brodetto, secondo me... Se stai a vedere, Fiorenzo oggi fa mal tutto. È vero, è vero. Su, quelle. Allì. Allora. Oh, a mulinello. Allora, adesso deve un po' bollire. Facciamo riprendere il bollone e poi cominciamo a mettere giù le seppie. Le seppie. No, ci abbiamo i calamari, noi, a vero? Noi oggi c'era i calamari, ci abbiamo i calamari, però ho seppie e calamari, che, va bene, uguale. Certo, è chiaro che è molto importante scegliere i tipi di pesce che offre il mercato in quel giorno. Sì. Se c'è la bocca in cava, dopo dovremo fare l'elenco dei pesci, sì. Se c'è la bocca in cava, pazienza, se metteranno altri pesci, l'importante è che sia fresco e di giornata. Quella è la base, no? Addirittura non bisognerebbe andare al mercato sapendo già quello che vuoi fare. Cioè, stamattina vado giù, faccio la spesa, voglio fare il pesce fritto.
è sbagliato, perché se dopo non lo trovi, il pesciolino adatto, rimani con la voglia, i sanchetti, i plussing, eccetera. E allora bisognerebbe andare giù e in base a quello che offre il mercato, cucinare. Allora, andiamo con i calamari. Io ormai ho ripreso il bollore, allora. Sì. Adesso guarda, te li metto qui, guarda, così puoi buttare giù. Oh, qui i grandi cuochi usano le pinze. Sì, vabbè. Noi abbiamo le pinze. Vabbè, le mani, naturali. Però di solito le mani è la cosa migliore, insomma, no? Per lavorare in cucina. Quindi non ci formalizziamo, però no. È importante distribuirlo uniformemente, perché sennò se si sovrappongono, quello che rimane sotto magari si brucia e quello sotto rimane crudo. Dicevamo prima, ecco un altro, Fiorenzo. Dicevamo prima le qualità di pesce che vanno nelle zuppe del brodetto, no? E allora le vogliamo elencare un po', allora, anche per... abbiamo detto, la bocca in cava l'abbiamo detta prima. Sì. Poi, il molto importante è la tracina. La tracina, ecco. Di un po', come si chiama? La tracina, il Rhein Pagan, no? Il pesce Rhein. Il pesce Rhein. Lui sta bollendo, adesso vedi già i mantelli sono diventati bianchi. Senti che profumo che c'è. Alziamo un pochino magari, così acceleriamo un po' i tempi. È un bel'ora da mangiare. Anche perché l'ora, l'ora è propizia. È la giusta, insomma, dai. Poi dicevamo delle qualità, allora, di pesce. Allora, poi dicevamo, se c'è, dicevamo prima del pesce rovinato, se c'è il pesce buono, ma però oggi come oggi non c'è più l'esigenza che sia rovinato, chiaramente ci va molto bene il pesce San Pietro, il rombo. Rombo, sì. Se ci sono non guasta. Poi il palombo o la gattina, meglio ancora. La gattina, sì. La razza. La raggia, molto importante anche quella. E per finire, noi oggi il mercato non offriva questa possibilità, ecco. La da piculin. C'era e quindi metteremo quelli, io normalmente non li metto, dico la verità. Lo scorfano, no? Anche lo scorfano, è vero. C'è la scarpigna. Mi ero scordato, quelli ci sono. Sì, ci sono. E manca solo un crostaceo che si aggiunge alla fine, perché c'è una cottura molto veloce, che può essere la canocchia o la mazzancolla. Addirittura lo scampo, per carità, meglio ancora, però insomma. Oh, attenzione a un'altra cosa, dobbiamo ricordarci che questo brodetto nasce a bordo. Mentre per esempio il brodetto di San Benedetto nasce in terra, cioè erano le mogli dei pescatori che aspettavano che i pescatori portassero il pesce e poi lo abbinavano con i prodotti della terra, in genere dell'orto. Tant'è vero, loro ci mettono il pomodoro verde, ci mettono i peperoni. In bianco il fanno, no? Esatto. Fanno in bianco. Invece da noi nasce in mare, cioè si faceva a bordo delle barche. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi fare il pesce con quello che hai lì, quindi non puoi aggiungere. E con quello che peschi, per esempio, oggi molti mettono le vongole, le cozze, ma sono tutte cose che a largo non ci sono. Non ci sono, non c'è quel tipo di pesca lì. Non c'è quel tipo di pesca lì, quindi se vogliamo rispettare la tradizione, quei molluschi non ci vanno. Mica perché se uno ce li vuol mettere, non è che peggiora la situazione. Vuoi sentire? Vogliamo assaggiare? Però, ecco, insomma, nel brodetto tradizionale fanese questo non c'era. Adesso come siamo? È ora di buttare il pesce? Io direi di sì, perché si sta addensando il pesce. Allora, continua a parlare, intanto... Allora, che pesce vuoi? Prima con il ragno, allora, che è grosso. Il ragno, dai, ti do il ragno, questo qui. Che poi c'è la carne soda. Sì, e ti dicevo che facevano questo brodetto con questo pesce povero, no? Poi il pesce, giustamente, tu devi andarlo a comprare, l'importante è la freschezza. Certo. Quando vai al mercato la mattina, un prende part, no? Dice, faga il brodetto. Insomma, se il pesce da brodetto non c'è, bisogna che ti adatti, no? Con quello, o cambi menù. O che cambi menù, che fai magari un fritto o una roba, altra roba, o se no... In base a quello che offre quel giorno il mercato, insomma. Che quando noi parliamo di pesce, perlomeno io e te, parliamo esclusivamente di pesce fresco. Ah, sì, esclusivamente di pesce fresco. Anche se ormai solo, credo, un 20% del pesce che si produce, che si consuma oggi in Italia, è pesce fresco selvaggio. Sì, noi ancora in Adriatico siamo fortunati, ancora no? Specialmente non, sì, a Fano. Vai, no? Nelle grandi città,
Sì, purtroppo quelle, dopo, allevato, congelato, atlantico. Vuoi anche allora, sì, lo scorfanino? Sì, tanto lo scorfanino. Se metti anche lo scorfanino, che è piccolino, tanto, però, sì, tante, ma però è sempre è carne tosto, abbastanza soda. Sempre carne soda, sì. E invece magari giù lo facevano in modo diverso, verso San Benedetto. Certo. Come lo facevano? Ma lì perché era diversamente da quello di Fano, il brodetto nasceva nelle famiglie, nasceva nelle case. Quindi i marinai tornavano con la loro quota parte di pesce e le mogli che aspettavano a casa ci aggiungevano cose, prodotti che loro avevano coltivato nell'orto. Quindi pomodori freschi, pomodori verdi addirittura. Si faceva sto abbinamento, peperoni, verdure, no? E pesce. Esatto. E infatti esatto. Loro lo fanno bianco. È un po' no? Come la paella, sì, loro lo fanno la paella valenciana. A Valencia facevano lo stesso modo. Giungevano alla carne di coniglio, la carne di pollo, fanno il pesce. Un misto. Quello che avevano non era come il minestrone. Tutti i piatti antichi sono originati... Perché? Parliamo di un periodo in cui... Non c'era l'opulenza che c'è oggi, per cui c'era la necessità di fare con c'era anche un piatto di riciclo, diciamo, c'era. No? La bruschetta. Riciclare quello che c'era. È per dire, no? Oppure la pimpinella. La pimpinella. Ma è una roba che è buona anche oggi, però chi la fa più ormai, sì, no? Sì, una volta io, quando era piccolino, si mangiava, però adesso no? Non si mangia più, c'era, non si mangia. C'era, c'era. Allora Fiorenzo, è cotto. Porca miseria, guarda bene. Io sento un profumo. Chi ne può più dalla ferma? È così manca. Impiattiamo? Dai, impiattiamo. Allora, ti do il piatto. Allora, mettiamo un paio di crostoni, visto che... Sì. Li abbiamo bruscati poi dopo prima. Li abbiamo brustoliti. Poi dopo, chiaramente, si fa anche la bruschetta. Allora, qui io adesso prendo i primi che mi vengono su, ma poi ogni commensale giustamente sceglie quello che... Vedi la triglia come è cotta bene? È molto bene, sì. Si è rotta, ma non troppo. Non si è sfaldata, diciamo. Si è rotta, è rimasta integra. Esatto. Guarda che su. Ah, che roba. Oh, facci la pasta, Fiorenzo, sa questa. Se mettevi un po' di palombo. Palombo, benissimo. Poi un ragno. La masola. Ah, questa è la mazzola. La mazzola, sì. E il ragno, qua, quel malì, sì. Il pezzo, oh, guarda che sbietola. Il ragno. Bello. Oh, un pezzo di calamar ci vuole, Sì, perché... Eccolo qua. Allì. Cucinino d'asciug. Spettacolare. Fiorenzo. Ma a me mi sembra che... È spettacolare, guarda. I pesci che fare scisuta ai morti. Mi sembra che... Buone e basta. Oh, Fiorenzo. È ora da mangiare perché se vuoi aspettare che si sciora anche. Gin, dai, prendi il piatto, va. Allora. Gin, dai.